Eccoci qui, benvenuti. Il secondo panel del mattino al Festival della Statistica organizzato da Istat e dalla Società Italiana di Statistica PIA Treviso. Parliamo anche in questo secondo panel di mercato del lavoro. Rispetto a quello che ci ha preceduto, cercheremo di fare un'analisi più quantitativa delle dinamiche che si sono registrate sul mercato del lavoro, l'impatto di questa emergenza sanitaria e le conseguenze che ha avuto sull'economia. Lo facciamo con quattro ospiti. Sono il primo è Giampaolo Neto, a lungo direttore delle statistiche congiunturali, incluse quelle relative all'input di lavoro, e in Istat, dal 2012 al 2019 direttore della contabilità nazionale, con competenze anche in materia di finanza pubblica e dei conti economici e ambientali. Dall'anno scorso ha assunto il ruolo di direttore per gli studi e la valorizzazione delle statistiche economiche. Insieme c'è anche Bruno Anastasia, ha diretto fino allo scorso anno l'Osservatorio del mercato del lavoro regionale di Veneto Lavoro, Pietro Garibaldi, professore ordinario di economia politica all'Università di Torino, un economista del lavoro che ha avuto diversi incarichi anche istituzionali, e Marco Centra, che è responsabile della struttura lavoro e professioni dell'INAP e insegna strumenti e metodi della valutazione presso l'Università La Sapienza di Roma. Ecco, il tema è quello di cercare di dare una lettura, se possibile, integrata di dato amministrativo e di dato statistico su quello che è successo, quello che sta succedendo in termini di reazione del mercato del lavoro dopo i dati che abbiamo visto. Gli ultimi sono relativi al secondo trimestre e sono quelli forniti da Istat Lavoro, INAIL, INPS e ANPAL, in quella lettura integrata che è uno dei prodotti più recenti di messa insieme di dati amministrativi e statistici per cercare di dare una continuità di lettura alle dinamiche del mercato del lavoro, e sono dati piuttosto drammatici quelli del secondo trimestre, perché prendono tutto l'impatto della crisi e della coda del lockdown. Do un solo dato prima di passare la parola a Oneto. In termini di unità di lavoro nel secondo trimestre del 2020, il calo è stato di 11,8 su base annua e del 17% come conseguenza delle ore lavorate a seguito degli effetti dell'emergenza. Oneto, credo ci possa raccontare dei dati sul luglio che ci raccontano una dinamica in movimento. Ecco, partiamo da lì per fare le nostre riflessioni, riflessioni anche legate a come la misurazione statistica e, come vedremo poi, amministrativa del mercato del lavoro a sua volta ha subito un impatto dal Covid. A lei, Oneto. Buongiorno, salve. Allora, provo a dare un po' di elementi. Naturalmente siamo in questa fase in cui da una parte guardiamo, come sempre la statistica fa, i dati rivolti al passato. Abbiamo un quadro a questo punto molto chiaro sul secondo trimestre. Parlo di mercato del lavoro, ma parlo di economia in generale. E il secondo trimestre è stato questa enorme voragine che tutti conosciamo, la voragine di ore lavorate. Naturalmente in buona parte anche non è tanto la persone che diciamo sono uscite dal mercato del lavoro, ma persone che hanno lavorato meno con varie forme di aggiustamento. Ci sono anche le persone che o non sono entrate, quando invece in quei mesi sarebbero normalmente entrate nell'occupazione, o sono uscite, perché sappiamo che le forme di lavoro sono tante e diverse. Spesso si parla di questo numero, il tendenziale di forze di occupati del secondo trimestre, che c'è un calo superiore a 800.000 addetti. Io preferisco adesso focalizzarmi un attimo sui dati mensili. I dati mensili sono meno dettagliati, forniscono, sto parlando sempre di forze di lavoro, forniscono meno dettagli, sono anche più provvisori. L'Istat ci ha però molto puntato in questi mesi perché intanto, lasciatemi dire un attimo che insomma è stato, come dire, molto faticoso mantenerli, soprattutto perché sono dovute cambiare in alcuni casi le tecniche di indagine. Naturalmente le interviste face to face che tipicamente caratterizzano la forza di lavoro si sono dovute interrompere, si sono però riusciti a passare in gran parte a interviste telefoniche e con molta attenzione alla qualità,
consideriamo che gli indicatori reggono. Abbiamo valorizzato di più gli indicatori mensili che si fanno un po' in tutta Europa, ma si fanno in maniera molto parziale, soprattutto sul tasso di disoccupazione, meno sull'occupazione. Noi insomma riteniamo che il nostro campione molto ampio anche a livello mensile regga questo confronto, e quindi appunto guardiamo con più attenzione. Per esempio, abbiamo cominciato a dare dati sulle ore lavorate anche a livello mensile. I dati sulle ore lavorate di forza di lavoro hanno i loro limiti, però insomma arricchiscono il quadro. Un numero che vorrei dare è che la discesa degli occupati in realtà, diciamo, ad oggi tocca il minimo in giugno. Tocca il minimo in giugno e un modo di vederlo è la discesa fra febbraio e giugno. Fra febbraio e giugno la discesa è stata di oltre 570.000 occupati, 557.000 veramente, che naturalmente non è poco, però insomma è un quadro, diciamo, sono numeri un po' diversi da quelli magari che si vedono facendo confronti tendenziali che secondo me, come dire, rendono meno chiaro il quadro. Poi a luglio vediamo un primo rimbalzo, che per certi versi ci ha stupito. Abbiamo visto però un fortissimo rimbalzo anche su altri indicatori invece di produzione, anche quelli forse un po' più forte di quanto ci aspettassimo. Parlo per esempio della produzione industriale, della produzione nelle costruzioni, che viene, come dire, un po' meno enfatizzata, un po' meno guardata, ma invece naturalmente un settore molto importante. Il rimbalzo del settore delle costruzioni è stato veramente eccezionale, tanto che a luglio siamo tornati a un livello di produzione pari a quello di un anno prima, che è un risultato assolutamente non banale. Naturalmente resta poi la parte dei servizi, che invece, in cui ci sono alcuni settori, in particolare quelli connessi al turismo, alla ricreazione, eccetera, in cui gli effetti sono forti, e lì che ci sono soprattutto poi gli effetti sulla componente a tempo determinato dell'occupazione. Mentre appunto vediamo a luglio una prima risalita della componente a tempo indeterminato, che per certi versi è un po', come dire, da spiegare, oggi avendo solo dei dati aggregati non la riusciamo ancora bene a spiegare, però insomma è un risultato positivo. C'è da dire che così una piccola technicality, è complicatissimo in questo momento gestire per bene la stagionalità, perché su alcuni indicatori la stagionalità sta cambiando. Gli stessi comportamenti legati a entrata e uscita dal lockdown possono in questo momento cambiare la stagionalità. Agosto potrebbe essere un mese particolarmente difficile da trattare da questo punto di vista, però insomma c'è questo dato positivo. Qualche altro elemento, appunto sono caduti tantissimo i lavori a tempo determinato, e i dati di flusso, quelli di cui adesso parleranno i colleghi, mostrano molto bene come sono state le mancate attivazioni, perché mentre invece, diciamo, le cessazioni, soprattutto il lato degli licenziamenti, viene controllato, sappiamo come. Una cosa importante è che c'è un effetto cioè di età molto forte. Sono caduti moltissimo i lavori nelle fasce giovani, quella giovanissima, ma anche nella fascia fino a 35 anni, ha avuto degli effetti molto peggiori invece delle persone più anziane, diciamo, con età maggiore. Questo molto probabilmente sono effetti settoriali, sono effetti dell'uso dei contratti a termine in tutta una serie di settori. Ultimo elemento, poi vi lascio il campo. Naturalmente c'è il lato disoccupazione. Sapete che il lato disoccupazione è l'altro lato difficile in questo momento da misurare, da monitorare. Per certi versi quello che vediamo anche con i dati di flusso, anche con i dati di movimento da uno stato all'altro del mercato del lavoro, è tutto molto comprensibile, nel senso che c'è stato un momento in cui le persone che non riuscivano a trovare un lavoro o che uscivano dal mercato del lavoro, per esempio per cessazione dei loro contratti, sono andati a finire piuttosto nell'inattività. Naturalmente nel momento del lockdown la ricerca di lavoro per definizione diventava impossibile. Adesso stanno già cominciando a riaffluire nella disoccupazione. La disoccupazione è tornata al livello di febbraio. Naturalmente dovremo capire poi i licenziamenti ed altri effetti che cosa porteranno. Mi fermo qua.
Grazie Aneto. Bruno Anastasia, naturalmente queste letture, queste dinamiche avvengono in un contesto che è reso anomalo non solamente dagli aspetti di economia reale, ma anche dagli aspetti di regulation, di emergenza che sono stati introdotti, la sospensione dei licenziamenti, la cassa integrazione con la causale Covid-19 a sua volta sono delle variabili molto pesanti. Ecco, dal punto di vista, ne parleremo poi anche con il professor Garibaldi, dal punto di vista della lettura del dato amministrativo, questa situazione qui, che discontinuità ha creato, per il vostro osservatorio? I dati amministrativi dipendono da come sono regolati i processi amministrativi e quindi modifiche nella regolazione dei processi amministrativi comportano anche conseguenti modifiche nella possibilità di monitorare. L'esempio è abbastanza semplice. Se accanto al rinvio dei versamenti come forma di aiuto alle imprese, rinvio anche il momento di comunicazione sulla situazione dell'impresa, è chiaro che tolgo la possibilità di un monitoraggio altrettanto adeguato degli andamenti reali. Quindi i tempi con i quali vengono consentiti gli elementi basilari del processo amministrativo, che sono versamenti o obblighi delle imprese verso le istituzioni, comportano poi anche difficoltà di monitoraggio. Questo è stato in qualche modo il problema di questi mesi, che però non è un problema relativo a tutte le fonti amministrative. Alcune fonti amministrative non sono state minimamente toccate da problemi di nuova regolazione. Quindi, se Ecco, pensiamo. per esempio, Anastasia, io ricordo che nella crisi del 2008 INPS aveva introdotto il famoso tiraggio della cassa integrazione, ovvero il rapporto tra le ore di cassa integrazione prenotate e poi effettivamente utilizzate. Ecco, in questa crisi qui rispetto a quella del 2008, per esempio, quella variabile lì del tiraggio, che è una tipica lettura amministrativa del dato, che senso ha, se ne ha ancora uno? No, è una variabile fondamentale, è l'interrogativo chiave di questo periodo. Agganciandomi a quanto si diceva prima, l'interrogativo chiave in questo periodo, oltre che quantificare che cos'è accaduto nel secondo trimestre 2020, che è stato il momento clou della crisi e su cui delle evidenze anche amministrative ormai sono abbastanza consolidate, quindi ci si può ragionare ulteriormente. Perché non è che tutto torni alla perfezione, però insomma che il segno meno ci sia, che sia rilevantissimo, è fuori discussione. La questione adesso è come se ne esce e con che velocità si esce da quella condizione. Una delle informazioni cruciali è proprio l'utilizzo effettivo della CIG, cioè come e con che velocità vengono in qualche modo riattivati al lavoro. La numerosità assolutamente rilevante, sicuramente oltre 5 milioni di lavoratori che nel mese di aprile e all'incirca anche nel mese di maggio hanno avuto uno o più giorni di cassa integrazione. Quindi il tema della velocità con cui da quei 5 milioni scendiamo, diciamo che sicuramente a giugno. Oggi i dati disponibili consentono di quantificare tra i 2 milioni e mezzo e i 3 i lavoratori che hanno avuto ore di cassa integrazione, comunque già molti meno che non a aprile-maggio, ma la velocità con cui a luglio, agosto, a settembre si scende o non si scende è una delle variabili chiave per capire non tanto la dimensione dei rapporti di lavoro, perché quella rimane, come si può dire, non rimane toccata da quante persone sono in cassa integrazione, ma per capire sul serio la dinamica dell'input di lavoro, quanto le imprese tornano a regime. Ecco, quindi il famoso tiraggio sono le ore utilizzate rispetto alle ore autorizzate. Nella vulgata giornalistica, nei commenti usuali, si dà molto rilievo alle ore autorizzate perché è un dato a disposizione. In realtà è un dato anche notevolmente può essere fuorviante o difficile da interpretare, perché le Appunto. imprese chiedono spesso molte ore, soprattutto nei casi in cui la prenotazione ha un significato di precedenza, okay? Chiedono molte ore e poi bisogna vedere se vengono utilizzate o meno. L'informazione chiave è quella sull'utilizzo, ma l'informazione sull'utilizzo dipende
dipende dai processi amministrativi, da quanto tempo le imprese dopo aver utilizzato la cassa integrazione, ad esempio nel caso in cui la cassa integrazione è anticipata dalle imprese, no? Quanto tempo le imprese possono attendere prima di comunicare queste informazioni a INPS. E questo era un dato interessante anche perché questa volta è stata molto allargata diciamo, la platea di coloro che potevano utilizzare la cassa integrazione, per cui abbiamo dei nuovi entranti tra i soggetti che hanno utilizzato questa cassa integrazione di emergenza, e lì la lettura del loro utilizzo effettivo sarà molto interessante. Certo, in questa condizione praticamente la cassa integrazione è stata estesa a tutto il lavoro dipendente, quindi esatto. Anche la causale è una causale esterna alle imprese, perché la causale Covid non è una variabile interna alle imprese, quindi diciamo così, la platea intera dei lavoratori dipendenti poteva accedere di fatto alla cassa integrazione. Ecco, l'altro elemento, oltre a questo della cassa integrazione, per valutare il tempo di ritorno alla normalità, è quello del ripristino dei flussi. Sappiamo che a aprile-maggio i flussi si sono bloccati perché le imprese non potevano assumere, più o meno metà del sistema produttivo era chiuso, quindi è chiaro che i flussi di assunzione si sono bloccati. Il ritorno dei flussi di assunzione a uno standard di normalità o prossimo alla normalità, che si può desumere dal confronto con gli anni precedenti, è un'informazione preziosa per capire i tempi di ritorno. Da questo punto di vista, almeno per alcune regioni, si hanno già i dati sia di luglio che di agosto, e si vede che a luglio, faccio riferimento al Veneto che conosco meglio, ma non solo, la numerosità delle assunzioni è stata di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Quindi diciamo che la velocità di ritorno ad una condizione di normalità, se si può dire, del mercato del lavoro, è l'informazione cruciale che ci serve in questi mesi per capire effettivamente come stiamo. Grazie. Le statistiche amministrative possono dare molto, perché la tempestività, almeno per quanto riguarda i flussi di entrata, può essere assolutamente notevole. Diciamo che può essere con un ritardo di, sul settore privato, con un ritardo di 10 giorni, escluso il problema del somministrato. Ecco, quindi c'è questa novità di prospettiva, di analisi delle dinamiche del mercato del lavoro, cioè questa lettura integrata tra il dato statistico, il dato amministrativo, l'utilizzo delle fonti, penso alle comunicazioni obbligatorie, come cambiano i flussi in questa via di uscita qui che stiamo vivendo con i dati che ci ha detto prima Unito, sembra promettente. Ecco, questa è una fase in cui la lettura integrata diventa veramente un po' il faro che ci guida per capire veramente che dinamica ha questa uscita. Sì, posso aggiungere una cosa? Questo vale per i flussi di entrata, non vale per i flussi di uscita, perché i flussi di uscita sono stati profondamente alterati sia da interventi normativi, sia dal fatto che dipendono dai flussi di entrata precedenti. Se non ci sono state assunzioni a tempo determinato nei mesi di aprile e maggio, è chiaro che adesso avrò meno cessazioni a tempo determinato, ma questo non è interpretabile come un dato positivo, è solo figlio di ciò che è accaduto nei mesi precedenti. Quindi la dinamica dei flussi di cessazione va trattata con molta più cautela, non ci si può fare un confronto con l'anno precedente a parità di tutto. Professor Garibaldi, le politiche messe in campo per questa emergenza hanno avuto, come è stata l'emergenza, un profilo di straordinarietà, diciamo adesso, di questa cassa integrazione sostanzialmente estesa a tutto il lavoro dipendente, la sospensione dei licenziamenti, un unicum nell'Eurozona per la forma che è stata adottata in Italia, lo squilibrio è totale in questa fase dal punto di vista del balance delle politiche attive e delle politiche passive. Chiaramente siamo ancora in un contesto di questo tipo. Che lettura dà, e se anche dal suo punto di vista, questi strumenti a loro volta in che modo possono determinare le dinamiche di uscita dalla crisi del mercato del lavoro? Grazie a voi, grazie Davide Colombo, grazie all'invito, fa piacere vedere anche colleghi amici qui nel panel. Dunque sì, il governo ha avuto grossa risolutezza a marzo, con grande coraggio non solo a essere il primo paese a chiudere l'economia, perché ricordiamoci che siamo stati apripista, ma con una politica
del lavoro straordinaria, eccezionale e clamorosa. Ossia, ha fatto due interventi che da quando mi occupo di mercato del lavoro attivamente non avevo mai visto. Ha vietato i licenziamenti, quindi appunto è contro la legge sostanzialmente interrompere il rapporto di lavoro sia individuale che collettivo, e poi ha esteso sostanzialmente la cassa integrazione che tipicamente sappiamo che tradizionalmente era per i settori industriali, poi via via sempre allargata per le imprese superiori a 15, però l'ha messa in deroga a tutti i settori, a tutte le dimensioni. Anche questo è un intervento che non è mai non si era mai visto, insomma, infatti negli ultimi 30 anni. Una prima lettura di breve periodo può essere, uno potrebbe anche leggerla come quasi un miracolo macroeconomico, perché abbiamo un PIL che in via tendenziale diminuisce, possiamo dire 10%, è una stima ragionevole per il 2020, mentre gli occupati più o meno intorno al 2%. E sostanzialmente le due variabili nel lungo periodo sono correlate. Quando c'è una recessione, ovviamente prima c'è la diminuzione del PIL e poi c'è la diminuzione dell'occupazione, è sempre un lag in questo senso, ma se il PIL cade 10 non esiste che l'occupazione cada solo del 2, e quindi in questo senso è un risultato abbastanza clamoroso. Però questa è solo la lettura macro. Quando poi uno inizia un minimo a indagare, è una scelta politica clamorosa, perché ha delle implicazioni cross-sezionali anche controverse. Cioè, quando uno fa un intervento macroeconomico così pervasivo, magari legge un dato che sembra l'occupazione ha tenuto, ma poi se andiamo a leggere, ecco, bentornato, sì, a leggere in termini cross-sezionali quello che è successo, ci sono delle disuguaglianze incredibili. Innanzitutto il lavoro temporaneo, perché io vieto i licenziamenti, ma non vieto la possibilità, non è un'estensione dei contratti temporanei. I contratti temporanei vanno a termine, non devo licenziare nessuno, è un contratto di diritto privato, il mercato di diritto del lavoro, una branca di diritto privato, viene meno, il contratto finisce, quindi non è un licenziamento, ma nessuno rinnova in queste condizioni, nessuna impresa, a parte Amazon probabilmente, rinnova un contratto a termine. E questo mi sembra che sul lato di giugno, vuol dire giugno su giugno 2020, circa 700.000 euro, un contratto temporaneo su 5 circa, una caduta del 20% dell'occupazione temporanea. E quindi questo, chi era temporaneo, è stato completamente messo alla mercé della crisi, mentre chi ha un lavoro a tempo indeterminato è stato super protetto. E questo di per sé sembrano come se fosse un dato casuale essere detentore di un lavoro a tempo indeterminato, di un lavoro a tempo determinato. In realtà c'è un fattore cruciale che è l'età. E chi sono? Noi, per il mercato del lavoro che abbiamo messo in essere negli ultimi 30 anni, il porto di entrata è attraverso il lavoro a termine. Sia ben chiaro, un lavoro a termine è un lavoro subordinato, quindi nel cursus honorum dell'accesso all'occupazione è già un passo relativamente fortunato, e quindi infatti la disoccupazione giovanile e anche l'occupazione giovanile, l'occupazione è iniziata a aumentare parecchio col dato di luglio, che lo si vede ovviamente giugno sulla disoccupazione, come diceva prima il collega Onetto, era complicata, e gli occupati giovani sono diminuiti in maniera molto significativa. Perché? Perché sono tutti lavoratori a termine. A ciò non bisogna anche determinare i lavoratori autonomi, che lavoratori autonomi in Italia è una categoria molto complicata, perché al suo interno troviamo i grandi professionisti, grandi avvocati, grandi commercialisti, grandi fiscalisti, ma troviamo anche le piccole partite IVA super precarie. A questi c'è stato un intervento di due interventi attraverso questi famosi 500-800 euro che non arrivavano mai, e questi lavoratori, che non sono lavoratori che possono essere licenziati perché sono lavoratori autonomi, però spesso sono molto precari. Quindi quello che uno potrebbe dire: ah, il governo italiano ha avuto successo nella politica del lavoro, quando abbiamo fatto tutto il contrario di quello che l'Europa negli stesso periodo diceva, ossia pensiamo alla next generation. Noi alla next generation abbiamo pensato in qualche modo alle generazioni più anziane, perché tipicamente chi è
protetto da un lavoratore a tempo indeterminato sono i lavoratori più anziani. Probabilmente tutti noi intorno a questo tavolo siamo protetti rispetto a questo tavolo virtuale rispetto al vero mercato del lavoro. Quindi mentre l'Europa intorno a giugno e luglio ha messo in essere una cosa mai vista prima, questi quasi 200 miliardi per l'Italia, 1.500 miliardi per l'intera Europa tra sussidi e debito, basandoli sul Next Generation EU noi abbiamo fatto tutto il contrario. Adesso come si esce? L'uscita è difficilissima, quando metti, è molto facile chiudere un'economia, come abbiamo visto, è molto difficile relativamente aprirla, e anche un mercato del lavoro, con un atto di coraggio probabilmente ragionevole in quel momento, abbiamo chiuso il mercato del lavoro, in particolare sui flussi in uscita, sui licenziamenti, riaprirlo è complicatissimo, perché bisogna evitare quello che è il... siamo abituati al click day nazionale, si rischia il firing day nazionale, cioè all'inizio di gennaio tutti licenziamenti, questo bisognerà in qualche modo evitarlo, non è ancora chiaro. Professor Garibaldi, ecco, una cosa che poi chiederò anche agli altri nostri ospiti, lei si aspetta un effetto più forte, proprio parlando di uscita, dalla fine della Covid con causale Covid-19 oppure dalla fine della sospensione dei licenziamenti? Cioè quale dei due momenti di chiusura potrebbe avere effetti più importanti e in che direzione? Beh, il problema grosso, che non stiamo ancora facendo i conti, sono i conti economici delle imprese. Perché i conti economici delle imprese stanno soffrendo tantissimo. La cassa integrazione ovviamente ha alleggerito la perdita per il 2020, ma queste imprese, io immagino che i bilanci del 2020 saranno disastrosi. Quando allentiamo la CIG, il problema di queste imprese non sarà tanto licenziare, ma sarà se sopravvivere o meno. Si rischia addirittura a fallire con chiusure, quindi chiusure che vuol dire interruzione di rapporti di lavoro, ma neanche, cioè, questo è il vero rischio. In qualche modo non so bene come, perché gli ordini, la domanda è ancora abbastanza latente dal punto di vista anche l'export, che è la nostra forza, della nostra manifattura. Il problema è che il resto dell'Europa non funziona benissimo, quindi l'uscita è ancora abbastanza da pensare. È ovvio che l'idea è, io più ritardo, più spero che la domanda riprenda, esatto. Questo, c'è una razza, dire io tengo, stringo, così è vero che le imprese soffrono, io do la CIG, io ti licenziamento, il phase out, se avviene quando la domanda inizia a prendere, è meno violento, però in questo momento, insomma, dalle mie piccole viste aneddotiche, la domanda estera non sembra particolarmente riprendere, anche perché siamo quasi più fortunati, poi mi sto dilungando troppo, siamo quasi più fortunati sulla gestione della seconda ondata, siamo circondati da paesi che hanno 5-6 volte i contagi di quelli che non ho i giornalieri. Certo. Ovviamente si riflette poi nella domanda di beni e servizi. Certo. Il dettaglio è cosa? Avremo ovviamente il Next Generation Fund, che bisogna usare, che mi fermo, per i giovani, quindi School to Work Transition. Appunto, qualcuno di voi ha detto, questi giovani che si sono laureati in lockdown, ovviamente già in generale hanno una difficoltà, uno dei problemi grossi italiani è il tempo che ci mettono i giovani a passare dalla formazione al mercato del lavoro, adesso è clamorosamente difficile. Una mia idea, ho avuto modo di scriverlo, è i centri dell'impiego, trasformare i centri dell'impiego come l'ufficio postale, fare un investimento, che deve essere anche un investimento digitale più che fisico e infrastrutturale, per far sì che in ogni quartiere vi sia lo Stato, e lo Stato deve essere presente non solo con la polizia e i carabinieri, ma secondo me con un ufficio per l'impiego. Marco Centra, l'analisi di queste policy, chiaramente l'analisi delle policy, lo dicevo in introduzione, nel nostro paese è piuttosto difficile per la loro instabilità, diciamo, non abbiamo degli interventi durevoli nel tempo, quindi fare un'analisi di medio-lungo diventa difficile, in questo caso lo è ancora meno perché siamo di fronte, come diciamo ora con il professor Garibaldi, agli interventi emergenziali, accanto a quelli di politica passiva, cioè di contenimento del danno, sono stati messi in campo anche degli strumenti incentivanti per le imprese per le assunzioni in uscita. Che tipo di contributo ci dà, che tipo di analisi INAP mette in campo su questo fronte? Allora, le argomentazioni che abbiamo ascoltato ci hanno detto quali sono state le misure messe in campo ora nella fase pandemica, in passato e durante le crisi del 2008-2013 e via dicendo.
il problema che argomentazioni simili, valutazioni fatte anche con metodi particolarmente robusti di identificazione degli effetti e via dicendo, hanno una scarsa permeabilità nel luogo dove le decisioni vengono prese. Il mio istituto, l'INAP, si è dato da diversi anni una nuova mission, che è quella di diventare di fatto una sorta di policy advice terzo rispetto al luogo dove le politiche vengono decise. E questa è una cosa che stiamo continuando a fare, cioè produciamo analisi e valutazione delle politiche. Una cosa semplice, non banale, semplice, che sarà detta più volte da Pietro Garibaldi e Bruno Anastasia: a pagare la flessione occupazionale drammatica sono stati più i tempi determinati, per motivi meramente meccanici. Basta lasciare scadere un contratto a termine senza andare contro la divisa di licenziamento. Questa è un'osservazione, è stata presa in considerazione da chi ha deciso di non tutelare indirettamente o indirettamente, non è un giudizio politico questo, è semplicemente tecnico. E con questo tutto ciò che ne consegue, cioè spiazzare le nuove generazioni che sono quelle che più sono coinvolte da contratti a termine. Allora, questo tipo di informazione che può andare da questa informazione semplice a considerazioni di carattere generazionale di lungo periodo, a valutazioni complesse, ad esempio su quella a cui lei faceva riferimento, sugli incentivi all'occupazione, un risultato che ha raggiunto il nostro istituto, non da solo, è che incentivi all'occupazione a tempo indeterminato permanente funzionano bene in periodi di espansivi e non in periodi recessivi. Sembra una banalità, però dimostrare questo con tecniche di inferenza causale, ora non mi dilungo sulle questioni tecniche, noi valutammo il decreto 76 del 2013 in cui furono messi molti soldi per l'assunzione dei giovani a tempo indeterminato. Quei soldi rimasero non spesi per la gran parte, perché? Perché si era nell'anno... Ed era un contesto di blanda stagnazione, poco più. Di forte stagnazione occupazionale, fu il peggior anno, il 2013, della seconda fase della crisi. Quindi vuol dire che gli imprenditori puoi pagargli quello che vuoi, puoi abbassare il costo del lavoro, ma se non c'è domanda non assumono, e non assumono a tempo indeterminato. Nel 2015 e 2016 la cosa ha funzionato molto meglio, perché erano il secondo e il terzo anno di ripresa del PIL, in quella fase funziona. Quindi dire a chi decide importi e misure per l'incremento dell'occupazione: guarda che se li fai in un momento di espansione funzionano, se li fai in un momento di stagnazione o peggio di recessione non funzionano, può sembrare un'informazione banale, però è qualcosa che può aiutare e migliorare le politiche. Ebbene, questo tipo di informazione fatica ad arrivare nei luoghi della politica. C'è, secondo mio parere, una sorta di impermeabilità tra chi analizza le politiche, chi valuta le politiche, che è fondamentalmente l'Accademia, e gli istituti pubblici di ricerca come il mio, come l'Istat, come tanti altri, e la politica. La politica assume che assiomaticamente la propria parte faccia il bene della collettività. La politica è interessata alla genesi del consenso, a massimizzare il consenso. Le due cose dovrebbero, come dire, coincidere. Certo. Io massimizzo, certo, il consenso se faccio il bene della collettività. Certo. Il valutatore in senso lato, tutto ciò che è stato detto prima del mio intervento rientra nella sfera della valutazione, dovrebbe essere ed è nel nostro paese un elemento terzo alla politica, non prende né le posizioni del governo di un determinato periodo dell'opposizione. Eppure, se io dico guardate che gli incentivi per l'occupazione del 2015 hanno funzionato, più volte mi si è detto evidentemente sei renziano, cioè ti si attacca un'etichetta che certo, deriva dal risultato dell'operazione di, certo, di valutazione. Questa è una cosa, certo, che potrebbe aumentare, potrebbe migliorare molto la qualità delle, certo, politiche. Ecco, abbiamo visto in particolare alcuni strumenti come la riforma degli ammortizzatori sociali, che era stata implementata negli ultimi 2 anni, ora è rimessa fortemente in discussione, almeno nelle dichiarazioni, quindi non sappiamo verso che nuovo set regolatorio ci aspetta per la NASPI, per la Viscola, eccetera. Quindi sono tutti strumenti su cui una valutazione di impatto è difficile. Io vorrei tornare a Gianpaolo Nito, che se è ancora in collegamento con noi, non lo vedo, ma spero di sì.
perché mi aveva colpito un dato che era in particolare, eccolo qua, sì, lo vedo perfetto, no, per un dato che aveva, mi aveva colpito era quello relativo alla fascia di età più giovanile e alle dinamiche che possiamo aspettarci in uscita. Una riflessione molto banale, ma ovviamente l'abbiamo vissuta tutti, si sono sospese tante cose in entrata e quindi i giovani in entrata sono fermati, non ci sono stati per esempio gli stage in una grandissima quantità di attività manifatturiere ma anche dei servizi soprattutto. Ecco, da questo segmento qui, dai dati che ci ha illustrato di luglio, che tipo di lettura di prospettiva può venire? Anche magari sull'orario, ecco, c'è una qualche riflessione quantitativa che possiamo già fare sull'orario di lavoro? Noi abbiamo un mercato del lavoro in cui strutturalmente sappiamo c'è un part-time involontario estremamente diffuso, siamo un outlier in Europa per questo. Sì, dunque, allora, dal punto di vista dei dati relativi alle classi di età, appunto come accennavo prima, l'effetto negativo sull'occupazione, anche se a luglio, però insomma non bisogna poi dare troppa enfasi al singolo dato mensile, questo insomma noi statistici lo sappiamo abbastanza bene, e l'occupazione... Ah sì, scusa, ecco sì, mi si tagliava la testa. Dicevo, gli occupati 15-24 anni sono rimasti fondamentalmente stabili a giugno-luglio, quindi con sembra essere finita la caduta. Un dato negativo, e lì c'è molta perdita, è sulla la classe 25-34 anni, che sappiamo che è più rilevante, stiamo parlando di quasi 4 milioni di occupati, e lì la risalita non si vede ancora per nulla. Noi in generale nelle forze di lavoro riusciamo a fare analisi molto, molto dettagliate, non immediatamente su un dato mensile come quello di luglio, ma poi si può andare molto a fondo. Una cosa che volevo un attimo sottolineare, è stata ricordata, non sbaglio, da Garibaldi, una componente non banale di tutto ciò è il lavoro autonomo, naturalmente molto meno toccato dalle politiche del lavoro, toccato eventualmente da politiche fiscali. Sul lavoro autonomo c'è una caduta forte, non vediamo segni di recupero al momento, anzi luglio è stato un dato piuttosto negativo per il lavoro autonomo, stiamo parlando di più di 5 milioni di occupati che chiaramente stanno man mano avendo l'effetto della crisi. Riguardo all'orario, come sapete, noi monitoriamo molto, insomma abbiamo parecchie statistiche sull'orario. Devo dire che un problema che ci stavamo un po' cominciando a porre è che lo smart working, le varie forme di lavoro a distanza, naturalmente pongono problemi non banali di misurazione dell'orario, forse non particolarmente dal lato di forze di lavoro, in cui insomma tutto sommato il lavoratore dovrebbe riuscire a dare una misura abbastanza chiara del proprio effort. Dal lato delle statistiche sulle imprese, che sono molto importanti per misurare l'input di lavoro, per esempio anche per poi quantificarlo in contabilità nazionale, immagino che le imprese nelle indagini avranno una difficoltà non banale a misurare diciamo il monte ore lavorato, molto più di quanto fosse prima. Ultima annotazione che mi permetto un attimo di tornare su una cosa detta prima. Naturalmente i dati amministrativi, in particolare quelli relativi alle comunicazioni obbligatorie, potrebbero fornire dei segnali di tempestività e di potenza notevolissima. L'osservatorio del Veneto ce ne dà in continuazione un esempio. Non riusciamo, l'Istat prova, come dire, a mettere insieme i dati a livello regionale, non ci si riesce ancora, insomma ci sono difficoltà non banali, mi fermo lì. Ecco, questa cosa che ha detto ora Gianpaolo Neto relativo allo smart working è molto importante e la voglio proporre a tutti i nostri interlocutori, a partire da Garibaldi e poi a seguire con Anastasia. La misurazione di questo fenomeno dello smart working, che si è imposto in maniera molto estesa, è fondamentale per anche capire in che modo può essere regolato, perché una sbagliata regulation dello smart working a sua volta può produrre degli effetti molto distorsivi. Garibaldi e poi Anastasia.
Il microfono deve accendere il microfono. Certo, velocissimo. Lo smart working o comunque working from home, bisogna sostanzialmente quello che noi stiamo avendo del lavoro a casa, nell'autunno che viene ha delle implicazioni incredibili sia a livello territoriale, sia sull'organizzazione delle nostre città e quindi sull'attività produttiva e sia in termini di nuovo di ineguaglianza, perché vi sono alcune categorie di lavoro, tipicamente lavori non manuali, che possono essere fatti a distanza. Cioè, oggi abbiamo notizie di banche e tipicamente assicurazioni che lasciano l'ufficio aperto per dire si va solo quando serve, no? E questo chiaramente è un'ottima notizia per gli addetti ai lavori di questi lavoratori, perché hanno una flessibilità e quindi anche minimizzano i rischi di infezione. Tuttavia ha un'implicazione incredibile per una serie di lavori accessori che sono legati e che nulla hanno a che fare con l'attività core, che sia sono questi lavoratori ad alto skills, tutti i lavoratori accessori che sono fatti sia da chi, pensate, chi pulisce gli uffici, chi, sì, servizi, certo. Tutti i servizi associati. E c'è un mio collega di Berkeley, Moretti, che ha studiato quella nuova geografia del lavoro, ossia sì. Per ogni lavoratore qualificato che arriva in California, lui arrivano fino a quasi 5 lavori non qualificati, c'è un moltiplicatore pari a 5 per un lavoratore qualificato negli Stati Uniti, nelle zone ad alta intensità di tecnologia. E oggi rischiamo un moltiplicatore al contrario, ossia esatto. Che abbiamo nel centro un lavoratore qualificato e a cascata abbiamo lavoratori che sono non possono lavorare da casa e rischiano ovviamente di essere penalizzati. Anastasia, chiaramente qui le implicazioni regolatorie sono molto importanti, anche da come si regola il lavoro da remoto capiremo se il lavoro da remoto diventa una dimensione nuova e strutturale del nostro mercato del lavoro. Che ne pensa? Forse Anastasia? L'audio. Audio di Anastasia non lo sento. Ok. Ovviamente è una sfida nuova perché finora era, prima del Covid, era limitata a poche, una quota bassa di lavoratori ed è una sfida sia per il monitoraggio che per la regolazione che per i controlli. Perché il fatto che si lavori da casa cambia molto. La possibilità di processi, la possibilità di avere statistiche amministrative buone dipende da quali sono gli obblighi di comunicazione che sono conseguenti al fatto che il lavoratore rimanga a casa. E teniamo conto che non esiste un problema di sì o no, se un lavoratore è in smart working sì o no, perché vedo che in diverse situazioni si andrà verificando soprattutto soluzioni miste, cioè di uno smart working limitato ad una quota della settimana. Quindi le statistiche non potranno essere fatte per teste, ma per giornate o in qualche modo devono tenere compresenti entrambe le situazioni. Per esempio, Anastasia, per esempio pensiamo a un dato amministrativo clamorosamente classico, se vuole, l'assicurazione INAIL e lo smart working, mm-hmm. Cioè come cambia il peso di questa assicurazione nel momento in cui abbiamo aliquote importanti di lavoratori che restano a casa. Certo, dal punto di vista oggi, dal punto di vista amministrativo, i problemi assicurativi vengono sempre immediatamente in evidenza, direi fin troppo parlando così in generale. Dal punto di vista del monitoraggio possono essere invece un aiuto, nel senso che obbligano a delle comunicazioni che per certi aspetti possono essere ritenute eccessive, invasive, quant'altro si vuole, però consentono in qualche modo il monitoraggio. Qua dipenderà anche dall'intelligenza delle strutture pubbliche se, oltre ad imporre processi amministrativi di comunicazione, si riesce a ricavarne anche utili informazioni. Certamente è un tema nuovo. Poi lo smart working, a differenza del telelavoro, ha un impatto più complicato sull'orario di lavoro, perché una volta che si è definito che una persona lavora in smart working, cioè non c'è più un automatismo con il suo orario di lavoro se effettivamente sta a casa e in qualche modo viene controllato più sulla prestazione che sull'orario. Quindi torno su quanto diceva prima Neto, ecco, su questo punto. Ecco, fondamentale questa cosa dell'orario, siccome siamo quasi alla fine del nostro orario, io chiederei un giro di considerazioni estremamente sintetiche a ognuno di voi, a tutti voi,
su una domanda che giudicate voi se è banale o se invece ha senso. Questa esperienza qui impatterà sull'orario di lavoro previsto attualmente dai contratti nazionali, se sì come, oppure invece se non cambierà nulla. Partiamo da Centra e poi a seguire Oneto, Garibaldi e di nuovo Anastasia. Grazie. Beh, sembra che questa esperienza forzata abbia posto alle imprese un esperimento in cui possono risparmiare un sacco di soldi sui costi accessori legati alle sedi. Oggi è uscito un articolo su Repubblica, mi sembra che stima in un 10.000 euro. 10.000. Ora non so come sono state fatte queste stime, vero è che ovviamente se non devono pagare più le spese degli immobili e le spese ad essi legati c'è un risparmio enorme. Questo se dovesse avere un impatto, se dovesse avere una diffusione forte lo smart working, sarà sicuramente positivo per alcune categorie. Diseguale per alcune, la manifattura e l'industria probabilmente non possono, come diceva l'articolo del Sole 24 Ore, stare in catena di montaggio dal salotto di casa, mentre altre categorie possono farlo. Però nelle città, proprio nel disegno dello sviluppo urbanistico, nel mercato immobiliare, creerebbe una devastazione. Cioè, immaginiamo cosa accadrebbe se in una città come Roma, come Milano, una quota importante, basterebbe anche il 20, il 30% delle imprese dismettesse i propri immobili, i propri uffici, cosa accadrebbe al mercato immobiliare, ai mercati dei servizi legati come indotto agli uffici, hai fatto l'esempio delle pulizie per esempio, certo, tanti altri. Ci sarebbe un ridisegno complessivo enorme, devastante, sia dello sviluppo urbanistico, sia dei mercati della produzione e del lavoro legati non necessariamente negativo. Ecco. Grazie, dobbiamo essere più sintetici. Professor Garibaldi, questa rivoluzione del virus può mettere di nuovo a tema la questione dell'orario di lavoro? Il microfono. Ovviamente sì, di nuovo a livello settoriale. Nei servizi una cultura più output based, che diceva prima anche Anastasia, cioè misurando più l'output di lavoro più che l'input, quello può essere molto salutare. Questo può risultare. I contratti collettivi temo che siano molto indietro su questo. Gianpaolo Neto, è la volta buona che si rimette in discussione l'orario di lavoro? Se sì, secondo il vostro osservatorio, cosa può succedere? No, direi che lì state meglio che aspettare. Però mi viene in mente di segnalarvi un attimo una cosa, che i contratti di lavoro in questo momento c'è una quota di contratti scaduti, sapete che noi facciamo un monitoraggio molto attento, siamo arrivati a marzo, che era oltre l'80% degli occupati hanno contratti di lavoro scaduti, l'abbiamo segnalato con una certa forza nel rapporto annuale, credo che questo, come dire, mettendosi insieme ai problemi dell'orario di lavoro, insieme ai problemi che la contrattazione salariale in questo momento può essere problematica di per sé, insomma, renderà particolarmente... Tra l'altro, contratti scaduti e non rinnovati aiutano una deflazione che si sta presentando all'appuntamento di fine anno. Abbiamo quattro mesi consecutivi con variazioni negative. Scusa, ultimo elemento, vi segnalo, abbiamo tentato nel rapporto annuale, dove spesso mettiamo troppe cose che poi spariscono un po', trovate anche un'analisi, abbiamo fatto una prima analisi, un primo tentativo di capire quali sono i lavori lavorabili in remoto, siamo arrivati a una prima stima di circa un 7 milioni di occupati potenzialmente coinvolti da questi fenomeni, naturalmente sono prime stime relativamente rozze, però insomma, abbiamo fatto anche un po' di analisi sulle informazioni che abbiamo comunque su quanti e come lavorano da remoto prima della crisi, naturalmente la potremmo rifare presto. Anastasia, 7 milioni non sono pochi sul nostro mercato del lavoro, supponiamo che diventi strutturale questo assetto di lavoro da distanza, secondo lei, ancora una volta la domanda, può impattare come sulla definizione dell'orario contrattuale? Il microfono. L'orario di presenza nel posto di lavoro già prima del Covid non era l'orario di lavoro, perché le due cose non necessariamente coincidono. È chiaro che ciò che accadrà adesso, diciamo, dopo questo esperimento sociale all'inizio involontario, enfatizza questa differenza. L'orario di lavoro resta in molti casi una misura
convenzionale in assenza di migliori o perché ha meno, conseguenze negative che non adottare altre misure, quindi rimane convenzionale, si farà ancora ricorso all'orario di lavoro sapendo che è sempre più difficile, in qualche modo sarà sempre più difficile utilizzarlo come unico criterio nella gestione del rapporto di lavoro. Io ringrazio Anastasia, ringrazio tutti, questa è una situazione, quella in cui ci troviamo, che speriamo si concluda con una conclusione il più presto possibile della pandemia, è una situazione di estrema incertezza in cui la necessità di ricerca e analisi del mercato del lavoro insieme con la necessità di politiche regolatorie molto accorte corrono insieme. Speriamo che le soluzioni che vengono studiate e che verranno adottate siano quelle equilibrate. Ci sono molte risorse, Garibaldi prima accennava i fondi UE Next Generation, speriamo che vengano utilizzate per entrambi i fronti, cioè finanziare la ricerca sul mercato del lavoro per consentire dei dati migliori che ci dicono e ci predicono le dinamiche e poi delle buone policy. Io ringrazio tutti i panel a seguire per quest'ultima giornata del nostro festival qui a Treviso e ancora grazie ai nostri ospiti. Arrivederci. Arrivederci a tutti.